Allora, continuiamo con nella descrizione della zona numero 2 per quanto riguarda il mondo denominato mondo dell'apprendimento. E io sono adesso l'insegnante Marco V, siamo in procinto di entrare nella zona 2 perché abbiamo completato la zona numero 1. E la zona numero 1 è quella dove i ragazzi imparano a costruire i propri oggetti. Qui davanti a me ho la studentessa Benedetta. Questa porta viene aperta dall'insegnante non appena i ragazzi hanno completato i loro compiti nella zona 1. Adesso io dono alla studentessa un piccone che avrebbe dovuto costruire. Lo diamo a tutti i giocatori e così può proseguire nella sua missione. Quindi io adesso prendo possesso della finestra della studentessa Benedetta, eccomi, e mi avvio nella zona numero 2. Allora, facciamo finta che Benedetta appartiene al gruppo dei pari. Allora, premi uno dei due pulsanti che trovi ai lati delle porte per poterle aprire. Hai circa 2 secondi prima che esse si richiudano automaticamente. Una volta entrato, leggi le informazioni seguenti per capire la tua prossima missione. Buona fortuna. Allora, non possiamo rompere queste porte, ovviamente. Ci dice di premere uno di questi due pulsanti. Con il tasto destro la porta si apre e si chiude dopo circa 2 secondi, quindi dobbiamo entrare molto velocemente. Una volta entrati non possiamo più uscire. E quindi ci troviamo in questa zona dove noi teoricamente non sappiamo cosa fare. Leggiamo le istruzioni. La tua missione: utilizza i materiali che trovi per costruire un ponte ed attraversare la lava. Puoi costruire solo sui corridoi verdi. Lavora insieme ed in gruppo. Devi costruire almeno 3 ponti. Completati i tre ponti, attraversali, dirigiti verso l'uscita e leggi il successivo cartello. Allora, noi non costruiremo ovviamente 3 ponti. Costruiamone uno sufficiente per poter oltrepassare il muro. Quindi il nostro obiettivo è quello di andare dall'altro lato del muro. Prendiamo un po' di oggetti. Ok, allora possiamo posizionare solo i blocchi. Premo il pulsante 2 sui corridoi verdi. Allora, proviamo a costruire un ponte. Salgo sopra, metto un altro qua, indietreggio, sto costruendo un ponte. Allora, facciamone un po' così. Possiamo fare un bel ponte volante. Ancora manca tanto. Ancora manca tanto. Allora, proviamo a fare. Abbiamo finito i nostri blocchi. Proviamo a metterne uno qua a fianco per ottimizzare. Niente, la sabbia cade giustamente. Allora prendiamo piccone, via. Scaviamo un po', prendiamo un po' di blocchi nuovamente. Ok, allora 1, 2, 3, 4. Vediamo dove siamo, ci sporgiamo un po' in avanti, pulsante numero 2, blocco di terra in mano e stiamo nuovamente salendo. Vediamo quanto manca, manca poco. Giriamo, attenzione,
Vediamo se riesco ad andare indietro senza cadere. Ok. Possiamo metterlo qui. Via. Dai che ci siamo quasi. Eccola, sono riuscito a cadere. Perfetto, ritorniamo su. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, giriamo, lo mettiamo esattamente qui. Un altro blocco, indietreggio un po'. Perfetto, io direi che ci siamo quasi. Ok, andiamo a vederlo dal basso, da quest'altra posizione. Ed ecco il nostro ponte volante, ok? Allora, attraversiamo, ne avremmo dovuti costruire tre insieme al gruppo di studenti. Mi ritrovo da quest'altro lato, ok? Ragazzi scendono, possono anche costruire un ponte se vogliono, in discesa, anzi probabilmente sarebbe da specificarlo anche nelle istruzioni. E vediamo cosa succede qui. Congratulazioni, ce l'hai fatta. Ora premi il tasto T e chiedi all'insegnante di aprirti la porta. Scrivi correttamente, altrimenti la porta non si apre. Allora, tasto T. Insegnante, per favore, hai modo di aprirci la porta? Invio. T. Grazie. Ok, adesso prendiamo la finestra dell'insegnante, ci è arrivato questo messaggio da parte di Benedetta e noi ci mettiamo in modalità costruzione così possiamo attraversare i muri e distruggiamo questa porta. Attendiamo Benedetta da quest'altro lato. Riprendiamo possesso della finestra di Benedetta che entra e fa leggere le istruzioni seguenti. Tasto destro. Complimenti, ce l'hai fatta. Ora costruisci un altro ponte per attraversare la lava ed uscire dalla zona numero 2. Allora, piccone in mano. E qui purtroppo ci tocca scavare veramente tanto. Perché come avete visto, la sabbia cade, non rimane. Sostenuta, insomma, dagli altri blocchi. Quindi dobbiamo prendere parecchi. Facciamolo tutto di sabbia, allora. Allora, 1, 2. Stiamo prendendo diversi blocchi di sabbia, siamo già 15, prendiamo gli ultimi, non sprechiamo niente e blocco di sabbia e continuiamo a posizionarli lungo il nostro. Ok, basta. Ovviamente avremmo potuto fare la famosa piramide in verticale, però insomma cerchiamo di fare le cose come ci vengono indicate. Ok. Ah, non abbiamo più blocchi. Ok, perfetto. Allora, vediamo di lato com'è questo ponte. Ok. Proviamo a salire nuovamente. E cosa abbiamo qua? Abbiamo la lava. Allora, ovviamente ragazzi si possono gettare di sotto, tanto la lava non gli fa niente in questa modalità creativa. Però proviamo a posizionare dei blocchi di sabbia comunque. Nel caso in cui non bastasse, e tendenzialmente non bastano, l'insegnante può aggiungerli e posizionarli all'interno di questa zona.
Allora, vediamo quanti siamo. 19, 20, 21. Perfetto. Allora, proviamo a salire. Ok, adesso. 3. Mettiamo un bel blocco di pietra. Mettiamo un altro. Un altro ancora. Ok. E sì, dai, devo dire che siamo riusciti a scendere. Ok. Vediamo, non ci sono. Ora cado nella lava, eh. Vediamo se riusciamo a non cadere nella lava. Ok, stiamo scendendo. Vediamo se riusciamo a scendere di un altro po'. Ok, indietreggio un po'. Ok, abbiamo soltanto tre blocchi di pietra. Uno, due. Adesso lo mettiamo qua. Tre. Un bel salto e siamo arrivati. Vediamo il ponte che abbiamo costruito. Bellino. Allora, tasto destro, ce l'hai fatta per uscire il tuo gruppo al completo. Deve ritrovarsi vicino a questo cartello. Quando siete tutti, premi il tasto T ed invia un messaggio all'insegnante affinché spinga il pulsante per farvi uscire da questa zona. Chiudi. Allora, testo. E siamo tutti qui ad attendere l'apertura. Messaggio inviato all'insegnante che lo riceve. Allora, metto in modalità costruzione per farvi vedere una cosa. I ragazzi nel loro diciamo, percorso di esplorazione sono spinti anche ad andare avanti in questa zona, la zona numero 2, ripetiamo. Di fatto si trovano delle porte da cui i ragazzi escono ed è quella in cui Benedetta si trova. Dovrebbe essere da queste parti, eccola qui. Ok. E questa è la porta che è sbarrata e verrà aperta dall'insegnante solo quando i ragazzi hanno completato la zona numero 2. In questo caso Benedetta l'ha completata, riesce ad uscire e si posiziona all'ingresso della zona numero 3. E fermiamo questo video e poi proseguiamo con il terzo tutorial.